Ci sentite? Perfettamente. Ok, ciao a tutti e a tutte. Io intervengo da Padova, sono Luca di ADL, come è già stato detto, e volevo fare semplicemente un piccolo, introdurre un altro elemento rispetto alle tante cose che sono state dette. E innanzitutto, beh, ci tengo a ringraziare molto chi è intervenuto. Perché veramente sono stati degli spunti sicuramente molto importanti, di grandissima ricchezza e che, insomma, anche nei prossimi giorni, insomma, cercando di rivedere anche tutti gli interventi, cercherò di, come dire, cioè, di riuscirli a tradurle poi anche in passaggi di natura sindacale. Veramente una grande ricchezza di spunti e penso che siamo sul piano giusto di ragionamento per costruire, insomma, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, un intervento sindacale, politico, diciamo più generale, all'altezza delle sfide che ci troveremo di fronte. Io semplicemente volevo aggiungere un pezzettino che riguarda probabilmente che sarà la costruzione del consenso attorno alle trasformazioni che saranno connesse alla traduzione, insomma, italiana, ma poi a livello europeo, insomma, delle politiche del piano Next Generation EU. Quindi queste grandi trasformazioni che, come è stato detto, insomma, probabilmente travolgeranno il mondo del lavoro per come l'abbiamo conosciuto adesso, quantomeno, insomma, porteranno a una drastica trasformazione delle occupazioni. I processi di digitalizzazione, probabilmente la conversione di aziende, sicuramente dovranno essere gestite anche da un punto di vista del consenso. E da questo punto di vista, credo che la sfida anche alle nostre forme di organizzazione sindacale sarà una sfida molto importante. Sicuramente ci sarà la tendenza e la tensione a costruire un patto, un nuovo modello di concertazione, insomma, di queste politiche. Uno scambio politico tra le organizzazioni sindacali tradizionali, Confindustria e il governo, come abbiamo già visto anche in anni passati, in momenti cruciali. Stiamo già vedendo dei piccoli passaggi da questo punto di vista con accordi interconfederali che cercano di rafforzare il ruolo delle organizzazioni sindacali tradizionali. Vediamo che, nonostante, insomma, le prime scaramucce che ci sono state col presidente nuovo presidente di Confindustria, insomma, c'è una tendenza a, come dire, ricostruire delle relazioni sindacali, a chiudere contratti e a convergere verso alcuni passaggi anche politici. Abbiamo visto tutti come, insomma, è stata accolta anche dalle organizzazioni, da queste organizzazioni sindacali, la nomina di Draghi e del nuovo governo, sicuramente non in maniera ostile, e anzi abbiamo visto, insomma, una grande attenzione e una volontà a costruire dei passaggi assieme. Quindi probabilmente ci troveremo di fronte anche a uno scambio nel quale le organizzazioni sindacali, insomma, si impegneranno a sostenere questa trasformazione in cambio di un riconoscimento politico, riconoscimento istituzionale che rafforzi il loro ruolo in una fase in cui vediamo, diciamo, l'egemonia delle organizzazioni sindacali tradizionali sta molto diminuendo. Con la nascita, insomma, di tante forme di organizzazioni sindacali, diciamo, non confederali o comunque che si radicano su base territoriale, che hanno sempre più consenso, come vediamo nelle nostre anche esperienze di piccole ma sempre ma crescenti organizzazioni di base. Per cui io penso che sicuramente dovremmo prestare attenzione a questo tipo di processo, ma non avendo paura e non semplicemente limitandoci cioè, sicuramente dovremmo chiedere che ci sia un riconoscimento del pluralismo sindacale, delle agibilità sindacali,
per tutti, ma penso che insomma dovremmo vincere questa sfida all'oligopolio sindacale attraverso le nostre lotte, la nostra capacità di costruire consenso nei luoghi di lavoro e sui territori a partire dalle iniziative che riusciremo a mettere in piedi e la capacità anche di contrastare questi progetti, a costruire forme di mutualismo, come si diceva, forme di costruire relazioni sociali nei territori che permettano di affrontare queste grosse sfide che ci troveremo davanti, perché è evidente che probabilmente nei prossimi mesi, sblocco dei licenziamenti, lo sblocco anche degli sfratti e sicuramente anche con, come si è detto, le trasformazioni, insomma, che vedremo nel mondo dell'industria, della produzione, insomma, ci sarà sicuramente una grande crisi sociale. Noi, le nostre organizzazioni dovranno essere capaci anche di farsi carico di tutte questi problemi e di queste situazioni che si daranno sui territori. E attraverso, insomma, le nostre lotte, le pratiche mutualistiche, riuscire a conquistarci un ruolo che sicuramente ci vorranno negare.